Buonasera, buonasera a tutti e ben ritornati su Focus 3.0. Sono Max Giunta e questa è la rubrica Cose dell'altro mondo. E, come al solito, come fanno un po' tutti, dedichiamo questi primi minuti a chiaramente così dare il benvenuto alle persone che man mano arriveranno. Quindi fatevi vedere, ciao Martina, brava che scrivi, grazie. E ovviamente il mio è un saluto generico che va a tutti, ecco che inizio a vedere le persone entrare, ben trovati, fa piacere essere qui in questa sera così speciale. E un saluto ad Enrico e ad Anna che appunto hanno voluto questa diretta sotto il grande, diciamo così, cappello dell'amore, che come vedremo è un po' il filo conduttore che permette non solo tutte le cose, ma che in qualche modo dà senso anche al nostro incontro di questa sera e a quelli passati e a quelli futuri. Quindi il mio saluto generico, vi vedo entrare piano piano, quindi sono molto grato e anche commosso dalla vostra presenza. E quindi bentornati su Focus 3.0. Ricevo spesso delle email o dei messaggi di persone che mi chiedono dove poter recuperare il materiale precedente. Allora il mio invito è quello di andare proprio sulla pagina YouTube di Focus 3.0 e di andare appunto a cercare le dirette precedenti che sono tutte ben registrate grazie al lavoro magistrale di Enrico e naturalmente oltre alle mie troverete tutto il ventaglio dei vari relatori, delle varie tematiche che questa pagina così importante offre. Io vi chiedo scusa, questa sera sono un po' raffreddato, quindi portate pazienza se ho la voce un po' più bassa del solito, ma cercherò insomma di onorare la mia presenza all'interno di questa pagina. Buonasera, vi leggo tutti e vi mando veramente un saluto, come dire, così generale, un saluto universale da qui a voi. E allora, dicevamo appunto, questa è la nuova diretta di questa rubrica che ormai da qualche mese è qui sulla pagina appunto di Focus 3.0 ed è una rubrica che parla un po' come si dice nel cappello introduttivo di medianità, di sentieri di spiritualità, eccetera, eccetera. Quindi è un percorso che, come dico sempre, mi piace immaginarlo in vostra compagnia, mano nella mano, proprio perché qui, come dire, possiamo solo condividere le nostre esperienze, nessuno ha la pretesa di insegnare niente a nessuno, ma certamente si ha il piacere di portare, insomma, quella che può essere il risultato di un proprio cammino. Ecco, questo sì è da vedersi appunto come un momento di incontro e magari possibilmente anche un momento di riflessione. Buonasera, buonasera a tutti, vi leggo. Non mi soffermo sui vari nomi, ma vi vedo e vi ringrazio veramente con tutto il cuore. E abbiamo fatto nel nostro piccolo già un bel percorso, parlando, diciamo così, per sommi capi, di medianità, di ascolto interiore, di sensitività. E ci siamo resi conto, se avete seguito le puntate precedenti, che, come dire, potenzialmente siamo tutti quanti predisposti o comunque così potenzialmente attivi dal punto di vista appunto della medianità. E questo è un bel punto da cui partire, considerato il tema di questa sera, che è appunto l'amore, il ponte tra i mondi. Proprio perché, come insegna il più nobile dei sentimenti, nessuno deve sentirsi escluso. Non esiste persona al mondo che non merita di essere amata o di amare a sua volta. E di conseguenza, se questa è una sacrosanta verità, è una delle leggi più alte e più eque che possiamo immaginare nell'universo, ha la stessa stregua, così è la medianità, così è il dialogo tra i mondi.
Tutto questo avviene, abbiamo visto, vi ricorderete nelle puntate precedenti, le facoltà extrasensoriali dell'essere, abbiamo visto, abbiamo parlato appunto di lettura psichica, di la possibilità di entrare in lettura dei campi elettromagnetici e percepire le informazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo è possibile proprio perché alla base di tutto ciò che è visibile e invisibile, esiste una forza. Possiamo definirla proprio in questa maniera, che non solo permette la creazione delle cose, ma partecipa alla struttura delle cose stesse, quindi al mantenimento di tutto ciò che vediamo e di conseguenza anche al collegamento tra le cose stesse. C'è un fantastico medico che credo sia stato ospite anche qui su queste pagine di Focus, il dottor Morandi, che ha un centro ayurvedico qui a Milano molto, molto interessante. E ricordo, lo raccontavo di recente in uno dei miei corsi, e ricordo una volta durante un incontro mi raccontò un po' la sua, come dire, iniziazione, no? La sua scelta di entrare nel mondo ayurvedico, lui che era un vero e proprio accademico di quelli seri, di quelli rigorosamente scientifici. E ricordo che le sue parole mi colpirono molto perché mi disse che si trovava negli Stati Uniti, stava lavorando ad alcuni esperimenti in laboratorio, quindi attraverso, insomma, tutte le cellule in vitro, delle cose molto scientifiche, molto precise, e a un certo punto mi disse che fu raggiunto da un'illuminazione, ovvero si accorse che queste cellule, era il tessuto di qualche animale, credo, di qualche topo, se ricordo bene, mi raccontava che rimanevano praticamente piatte, senza organizzarsi in strutture, se non quando le metteva in comunicazione tra di loro, parlava proprio di legami. Allora disse: io mi sono accorto che nel momento in cui queste cellule iniziavano a dialogare tra di loro, e quindi le cellule magari prese dal tessuto del naso, vicine a quelle del tessuto dello stomaco, eccetera, di questo topo, ecco, nel momento in cui queste cellule diverse iniziavano ad essere in contatto tra loro, creavano delle relazioni, dei legami. E ciò, come dire, dava loro la possibilità di organizzarsi in strutture, dando vita a un vero e proprio organismo. E lì poi questo dottor Morandi, ovviamente, come dire, preso da questa illuminazione, capì che la scienza, insomma, la fisica, la chimica, in questo caso la medicina, non ha senso di esistere se non includendo anche altre relazioni di altro tipo, e quindi abbandonò quella che è stata la sua carriera accademica fino a quel momento per abbracciare appunto il mondo ayurvedico, e da lì, insomma, poi storia, ha passato tanti anni in India ed è diventato un luminare di questa disciplina. Questa questione delle relazioni, dei legami tra le cellule è molto, molto, molto significativa. Ricordo che per qualche giorno continuai a pensarci, perché in fondo è una delle grandi verità che abbiamo sotto il naso costantemente, ma proprio perché è così ovvia e banale e anche così facilmente raggiungibile, spesso non ci pensiamo. Che cosa voglio dire con questo ragionamento? Il legame, la relazione, l'interrelazione tra tutto ciò che esiste e di conseguenza il sentimento, in questo caso la forza che organizza e unisce le cose, è l'unica certezza che può dirci che è vera la vita, che esiste la vita, non solo quella organica, ma evidentemente anche quella spirituale. E in questo la stessa scienza ci aiuta con il solito esempio che si fa tirando chiaramente in ballo il famoso entanglement, no? Ormai è sulla bocca di tutti, tutti quanti sappiamo questo fenomeno che è stato studiato, misurato ed è proprio un manifesto della fisica quantistica. Se due particelle subatomiche vengono separate, in genere si fa l'esempio degli elettroni, e queste particelle subatomiche separate rimangono comunque in contatto tra loro al di là della distanza e del tempo. E quindi se ad una viene fatto qualcosa, si dice viene dato un piccolo schiaffo, alla stessa altra particella avrà la stessa reazione, nello stesso momento, nonostante la distanza anche, come dire, fisica.
E questo è un fenomeno interessante perché ancora una volta ci parla della relazione tra le cellule, tra la relazione tra la materia e di conseguenza nella relazione tra tutto ciò che invece è vibrazione, perché appunto la meccanica quantistica ci insegna che ciò che è particella può a sua volta diventare vibrazione a seconda delle condizioni, a seconda del collasso di funzione d'onda, eccetera, eccetera. Quindi, il tema di questa sera, che volutamente insomma, va in questa direzione, come dire, racchiude un po' in una frase la sintesi, di tutto questo. L'amore, e quindi la relazione, il legame, sta alla base, di tutto ciò che può essere considerato vita. E l'amore, chiaramente, è anche tutto ciò che sta alla base, della comunicazione tra i mondi. Un po' per concludere l'esempio dell'entanglement, come quando si dice che una madre sa perfettamente, ahimè, quando magari al figlio, ad un figlio sta capitando qualcosa a distanza di tempo e magari nel cuore della notte. Io, come tante altre persone, ho spesso sentito questi racconti. Stavo dormendo, a un certo punto mi sono svegliata, sono soprattutto le mamme che parlano, perché avevo questo sentore che a mio figlio fosse successo qualcosa. E difatti poi puntualmente arriva quella maledetta telefonata che va a confermare quel timore. O come banalmente spesso si fa l'esempio dei due gemelli, no? Uno magari vive negli Stati Uniti, quell'altro magari vive a Parigi, uno ha male ai denti e anche l'altro magari poi telefonandosi si scopre che ha avuto male ai denti nello stesso momento. Sono storie molto comuni, sono certo che anche voi ne abbiate sentito parlare e ci rivelano proprio il linguaggio sottile tra le cose, il linguaggio invisibile tra le cose. Allora, visto che questo è un, come dire, un territorio dove noi dobbiamo parlare di medianità, il nostro recinto è esattamente quello, non possiamo che portare tutto questo ragionamento all'interno della nostra medianità. Che cosa rende possibile la comunicazione tra i mondi? Esattamente questo. L'atto di fiducia, l'atto di fede, l'atto d'amore che non può che, come dire, dar vita a questo bellissimo colloquio tra i mondi. Qual è la ragione per la quale i nostri cari dall'oltre abbassano le proprie vibrazioni e si fanno percepire dai medium? La ragione è sempre quella, è come dire, portare testimonianze della vita oltre la vita, è portare supporto, è portare spunti di riflessione. Ovviamente non mai insomma, consigli o indicazioni su come vivere la vita, perché questo è come dire, un gioco che riguarda ciascuno di noi, no? È la sfida che riguarda ogni esistenza terrena. Ma certamente hanno molto piacere a starci vicino e soprattutto a consolarci da questo punto di vista, in particolar modo per le persone che sono nel lutto. Quindi, come vedete, alla base anche di una comunicazione medianica non ci può che essere l'amore. Di recente proprio mi viene in mente una cugina di un mio caro amico è trapassata e nello stesso giorno questa signora è venuta già in contatto ed è venuta proprio perché, come dire, mossa dall'amore per le proprie persone, per i propri cari, e tra l'altro comunicando anche in maniera molto, molto precisa, molto brillante. Che cosa può esserci se non appunto l'amore, il legame? Questo sentimento che non conosce sepoltura, che non conosce spazio-tempo, che non conosce nemici, possono, come dire, farci di tutto, ma nessuno avrà mai la possibilità di violare quello spazio sacro che è all'interno di noi, no? Il famoso cuore, il famoso maestro. Ed è lì che, insomma, è importante porre la nostra attenzione. E proprio in questi giorni ricordavo sempre dei ragazzi dei corsi quanto sia importante la relazione con il sé, quindi un'altra forma di amore spesso trascurata, spesso sottovalutata, proprio perché si dà un po' per scontata, ma in realtà è il punto di partenza, no? Il famoso innamorarsi di sé, il prendersi cura, il proteggersi, il capirsi, il difendersi, il comprendersi, il perdonarsi.
Quante cose potremmo dire della relazione che passa con noi stessi? Infinite cose. È la relazione più difficile, perché è quella dove in un certo qual modo scattano tutti i nostri meccanismi interiori, scattano i tribunali severissimi nei nostri confronti, ma anche chiaramente le nostre ferite, i nostri comportamenti adottati nel tempo, i nostri meccanismi così automatici che fanno ormai parte di noi e che spesso ci allontanano da quella che invece è la nostra essenza. Spesso e volentieri portiamo in giro un personaggio, una maschera che non ci appartengono, ma che ormai per convenzione, per abitudine o per cecità non riusciamo neanche più a distinguere. Allora ecco che il lavoro su di sé è importante il rimando che le persone che ci vogliono bene ci fanno, è importante rimanere in ascolto e fare quel passo un po' da adulti verso i bambini che siamo stati, cercare di consolarli, cercare insomma di portarli nell'età adulta in cui ci troviamo. Saluto tutti quanti, vedo che siete tutti carini a salutare, io dico un ciao generico così vi comprendo tutti. E quindi diventa estremamente importante considerare questo, proprio in questa giornata che sta per concludersi, no? Il San Valentino, la giornata dell'amore, degli innamorati. Quanto è importante ricordare tutte queste cose? Tanto, perché al di là del fatto che le feste, le ricorrenze comandate, come si suol dire, siano magari banali, in realtà hanno al loro interno un valore importante, che è quello di ricordarci periodicamente alcune cose. Ecco, noi oggi non possiamo non parlare appunto di amore, che è questa forma così energetica potente che ci permette non solo di convergere a noi, di trovare un nuovo equilibrio, magari cambiare pelle, magari prendere delle scelte importanti, quindi finalmente ascoltarci e poi di conseguenza portarci nel mondo. E portarci nel mondo vuol dire stabilire delle relazioni, come dicevamo prima, riguardo appunto al famoso dottore ayurvedico, e stabilire delle relazioni come nelle cellule vuol dire costruire, edificare. E poi da lì chiaramente vuol dire anche prendere consapevolezza che la vita continua, che ci sono dei legami sottili molto potenti che non cessano mai di esistere e che rendono possibile la comunicazione appunto tra i mondi. Sto leggendo una domanda di Cecilia, come si può iniziare ad amare se stessi se non lo si è mai fatto prima per insicurezza, mancanza di fiducia, autostima? Beh, cara Cecilia, questo è il tema che riguarda ciascun essere umano, nessuno è escluso. È molto difficile, come dire, in età adolescenziale, dar vita ad una relazione, come dire, nutriente, equilibrata, sana con se stessi. Ciascuno di noi approda nell'età adulta con tutte queste ferite, questi condizionamenti, questi retaggi culturali ed è molto difficile rimuovere le maschere, rimuovere questi comportamenti automatici proprio perché si sono adottati. Per stare al mondo noi fin da bambini impariamo, come dire, a adottare queste strategie, questi sistemi di difesa proprio per stare al mondo. Ma pensate appunto ai bambini che vengono trascurati dai genitori o quei bambini che magari vengono sostituiti dai fratelli, no? Quando nasce un nuovo fratellino, una nuova sorellina. Ecco, persino in quell'età quello che succede è che noi cerchiamo inconsapevolmente di adottare questi sistemi di difesa, perché abbiamo bisogno chiaramente, evidentemente, di coloro che ci danno da mangiare, ci proteggono, è proprio un istinto naturale. Il problema qual è? Che appunto crescendo, incontrando nuove difficoltà, quindi le prime relazioni, i primi confronti con il collettivo sociale, i primi amori, magari i primi tradimenti, le prime ferite, eccetera, eccetera, e poi i primi lutti, fanno sì che tutti quanti noi, insomma, si adotti una sorta di maschera, un avatar, un personaggio che cammina, che in realtà non ci rappresenta. Allora, la prima condizione, anche per poter parlare con il mondo dell'oltre, è certamente innamorarsi di sé. Innamorarsi di sé vuol dire a un certo punto portare a galla quelle che sono le proprie fragilità, iniziare ad osservarle e integrarle da persone adulte, illuminarle
senza avere la pretesa di cancellarle, ma come dire, assorbirle, fare in modo che tutto possa, come dire, essere accettato perché è la nostra vita, è il romanzo della nostra vita e di conseguenza, come dire, iniziare una nuova relazione con il sé, che vuol dire prendersi dei propri spazi, ascoltarsi, non avere sempre quel senso di colpa quando diciamo quel no, o quando ci rubiamo quella mezz'ora di tempo per noi, costruire delle relazioni sane dove c'è anche qualcuno al nostro fianco che ci mette davanti ai nostri limiti, ai nostri eccessi, ai nostri errori banalmente. È tutto molto, come dire, semplice, ma bisogna lavorarci tanto, bisogna avere il coraggio di, insomma, tirare fuori, di chiedere anche di farsi aiutare, di insomma lasciare entrare qualcuno nella nostra vita e lasciarsi amare, perché questo poi è l'altro grande tema, no? Veramente dai agli altri la possibilità di starti vicino oppure no? Quindi Cecilia, come vedi, è sicuramente un tema, una tematica molto complessa, ma è alla base di tutto e che merita veramente il nostro impegno più grande, appunto quello di tornare a innamorarci di noi. D'altra parte, nella medianità, quello che tutti quanti noi diciamo è che se non riusciamo ad ascoltare noi stessi, se siamo distratti, se siamo distanti da noi stessi, ma come possiamo in fondo sentire il mondo spirituale? La cosa va da sé. Spero di averti risposto. E quindi in questa, ecco, appunto leggo Melissa che dice il primo passo è stato scrollarmi di dosso il senso di colpa. Certamente sì, senso di colpa, senso di inadeguatezza, il senso anche, come dire, di essere sbagliati da un certo punto di vista, perché ci sono dei modelli sociali, perché in famiglia magari ci sono delle regole di un certo tipo, ci sono degli imprinting, dei veri e propri retaggi di un certo modo. Ecco, la relazione con il sé è fondamentale e, credetemi, ha molto a che fare con la medianità, ha molto a che fare con l'ascolto dell'oltre. Per cui, se siete interessati, come dire, al dialogo con i mondi superiori, non si può non iniziare, avviare un processo che appunto ci metta in ascolto di noi stessi. Questa è una cosa molto, molto importante. Se avete delle domande, come dire, scrivetele in questo momento, perché poi, come sapete, la seconda parte di questo incontro verte, tra virgolette, con appunto il dialogo con il mondo dell'oltre. Io ho già qualcuno davanti a me, ma sto cercando di tergiversare perché vorrei, insomma, quantomeno concludere questo discorso. E quindi, nell'attesa che qualcuno scrivi delle domande, quello che vorrei ricordarvi è che il tema della serata è appunto l'amore, questa forza incredibile che dà vita a tutto. Pensate solo alla vita, intesa come nascita di un bambino, no? È il frutto, spesso, quantomeno si presuppone, dell'incontro di due persone che si amano. E pensate anche alla cura, alla premura che mettiamo nelle cose affinché queste possano crescere, ma pensate solo alla natura, che grande gesto d'amore, che grande gesto d'amore c'è nel dare acqua ad una pianta e quanto poi amore riceviamo, per esempio, dalla pianta stessa, con i fiori, con i frutti e quant'altro. Quindi è molto importante essere accorti, essere attenti a questo scambio miracoloso che è garantito dall'amore, perché sappiamo tutti che quando si dà, si offre, in cambio chiaramente abbiamo molto, molto, molto di più. Questa è una bellissima, come dire, realtà che si conosce poi bene quando si fa il volontariato. Ritornando al discorso dei sensi di colpa, i nostri cari ci perdonano se abbiamo sbagliato qualcosa perché io mi sento schiacciata dai sensi di colpa. Carmen, grazie, questa è una bellissima domanda. Molto spesso è un tema che viene fuori. Qualche giorno fa, in una seduta privata, ho avuto il piacere di incontrare una mamma la cui figlia ha scelto di andarsene e inevitabilmente la figlia è andata dopo un po'.
che appunto raccontava di sé su questo tema, no? Su il fatto che certamente era consapevole del fatto che il suo gesto aveva generato dei sensi di colpa nei genitori. La verità, Carmen, è che no. Non c'è assolutamente problema, i nostri cari non solo ci perdonano, ma capiscono perfettamente quelle che possono essere state le nostre mancanze nei loro confronti o anche degli errori che abbiamo fatto. Pensate per esempio alla scelta di affidare un proprio caro ad un medico, ad un proprio ospedale o qualche scelta insomma, di cura che poi non ha funzionato e di conseguenza insomma, immaginate il senso di colpa che queste persone che sono rimaste possono vivere. O a volte, spessissimo, anzi, si sente dire da chi rimane, avrei potuto fare di più, avrei potuto, non lo so, dedicare più tempo, avrei potuto, in un certo qual modo, ascoltare di più, vedere quel segnale, insomma, tutta una serie di sé, di ma, di domande, di dubbi, che alla fine lasciano il tempo che trovano, perché se abbiamo fede e se crediamo in un ordine superiore delle cose, sappiamo che tutto avviene perché, tra virgolette, deve avvenire. E quindi, come dire, dall'altra parte, dove c'è una visione molto più completa, molto più saggia, come vanno le cose, il senso di colpa non ha più senso di essere. Quindi non abbiate timore, siamo perdonati per le nostre mancanze, i nostri errori. Certamente una dipartita può essere anche avvenuta per scelta del trapassato, deve rappresentare un momento di riflessione, questo sì. Come anche le modalità con cui se n'è andato, anche magari a causa di leggerezze piuttosto che appunto scelte sbagliate, tutto deve trasformarsi certamente in un motivo di evoluzione, no? Di percorso evolutivo. Però sconfinare nel senso di colpa significa semplicemente aggiungere dolore al dolore e questo non è ciò che i nostri cari vogliono. Adesso vedo un sacco di domande. Io mi sento come abbandonata dal mondo spirituale, non riesco più ad avere quella sensazione di pienezza che avevo prima. Perché? Cosa succede? Beh, Luisa, non ti conosco, non saprei dirti così nel dettaglio, avrei bisogno di fare almeno una lettura psichica per capirti un po' di più. Ma certamente quello che posso dirti è che non dipende dal mondo spirituale, non dipende dal fatto che i tuoi cari si sono allontanati, ma forse dipende da te, forse ci sono delle faccende tue interiori, no? Ci sono dei moti interiori, dei movimenti all'interno di te che meritano di essere ascoltati. Se vogliamo trasformarci in quel famoso canale pulito di cui tutti parlano, non possiamo che ascoltare ciò che non va in noi e di conseguenza vedere dove abbiamo margine di miglioramento. Quindi dipende solo da quello. E poi magari, sai, la vita ci insegna che è tutto come un'onda, no? Ci sono dei momenti in cui siamo più percettivi, siamo più aperti, abbiamo più voglia anche di ascoltare, diciamo così, le nostre sensazioni, i mondi sottili, e altre volte che siamo invece presi per scelta o no dalla realtà ordinaria, semplicemente dalla quotidianità. E quindi dobbiamo seguire l'onda, no? Perché è proprio questo che rende dinamico anche il lavoro dei medium, delle sensitive, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, vedo un po' di domande, bla bla bla, ok. Spesso dopo aver creduto di fare del bene, poi c'è qualcuno che ci dà colpe e lì cadi nel baratro, perché indietro non puoi tornare e lì ti tormenti. Ma come vedete, insomma, è una tematica squisitamente personale. Non ci sono regole, non possiamo stabilire, cosa va fatto, cosa non va fatto. Certo è che ognuno poi fa i conti con se stesso, e questo è un dato di fatto. Quindi, cerchiamo di ascoltare ciò che è buono e nutriente per noi, rimanendo nel rispetto altrui, e da lì, come dire, cerchiamo di edificare una nostra personale esistenza che possa aver senso, no? Che possa restituirci gioia.
E spesso, no, poi vengono citate le grandi frasi dei grandi della storia, no? Sii tu la rivoluzione che vuoi vedere nel mondo, oppure, come dire, fai al prossimo tuo quello che insomma faresti a te stesso. Quindi i grandi maestri del passato già ci avevano in qualche maniera tracciato il sentiero, no? Quindi, prima di spostare l'attenzione sull'altro, quindi dire gli altri mi fanno questo, ricordiamoci sempre che il punto di partenza siamo noi e quindi facciamoci la domanda io che cosa sto facendo per me stesso e per gli altri. E questo penso che possa in un certo qual modo mettere sul piatto così, le condizioni in maniera diversa. Patrizia, io vorrei tanto capire chi mi accompagna nella quotidianità. C'è qualcuno in casa che si fa sentire in tutti i modi, anche quando esco mi tiene compagnia, grazie. Beh, io come dire, al di là della curiosità di sapere chi è, del nome o meno, intanto sarei molto grato per questa presenza, o no, Patrizia? E in seconda battuta, visto che hai modo già di percepirlo e quant'altro, fai un piccolo passo avanti e dialogaci. Apri un dialogo, potrebbe essere mentale, potrebbe essere verbale, potrebbe essere anche per iscritto, ma stabilisci una relazione, come dicevamo prima, entri in questo spazio d'amore, di fiducia, non avere timore, perché le vibrazioni come il timore o le paure, insomma, spostano poi il nostro intento, invece sì, bella, concentrata sulla luce, sull'amore, su Dio, e da lì, insomma, cerca di stabilire appunto un dialogo. Certamente le prime volte ti sembrerà, come dire, di fare una cosa un po' fuori dalle righe e magari di immaginarti tutto, ma poi in realtà piano piano ti accorgerai che anche la stessa medianità non può che passare dall'immaginazione, dalla nostra fantasia, dalla nostra creatività, quindi in quel caso saresti già sulla strada giusta. Io ho intrapreso questo percorso da poco, dice Sabrina. Mio figlio il 25 agosto è trapassato a causa di un incidente con la sua amata moto. Sono così riuscita a respirare meglio, ma in queste ultime 2 settimane sono confusa. Ho timore di sbagliare. Aspettate che leggo. Non so come fare per capire se sto lavorando bene. Come dire, è una domanda, non domanda. Nel senso che non riesco a capire da dove nasca la tua confusione. Non so se vuoi aggiungere un pezzettino. Ho timore di sbagliare, non so a cosa tu ti riferisca. Intanto, insomma, ti mando un grande abbraccio perché l'esperienza di vita che stai vivendo è molto molto complessa. E di conseguenza ti sono vicino. Se vuoi aggiungere qualcos'altro, ti faccio poi sapere. Ok? Non so se posso iniziare con i contatti, ma io ho già qui una persona che è un po' che mi parla, insomma, si manifesta davanti a me ed è un signore anche simpatico da un certo punto di vista. È un signore di media età ed è un signore che mi colpisce perché, forse, chissà se è lo stesso dell'altra volta, perché mi hai saltato, non so che cosa tu voglia dire, Anna Maria. Comunque, è un signore che ha, come dire, ha pochi capelli in testa. È un bel signore, nel senso che ha un'aria, un'energia molto allegra, molto forte. E credo che non riesco a capire se è il suo nome o se a qualcuno della famiglia è il nome che pronuncia. Credo che sia Gabriele, se lo capisco bene. E qua con questi nomi, Michele, Gabriele, ogni volta Raffaele divento matto, ma se sento bene credo che sia Gabriele. E tra l'altro, non è qui con lui, però mi dice che è insieme ad un ragazzo giovane, non è della stessa famiglia, quindi non so che pasticcio stia tirando fuori, però vi dico questo signore, che credo si chiami Gabriele o ha qualcuno in famiglia di a lui molto stretto che ha questo nome, si è andato via per un problema alla pancia, non ho capito se è tipo un'appendicite andata male, una peritonite, qualcosa del genere, non è un tumore. E quindi
questo è. Insomma, io intanto parto da qui perché, come al solito, non voglio dare mille indicazioni se poi nessuno lo riconosce. Quindi, queste sono le prime indicazioni. Un signore, vedo la sua fisicità, è prestante, ha pochi capelli, non capisco se è rasato, se ha pochi capelli, comunque mi colpisce questa testa, così so che sei andato via, probabilmente è una complicazione di qualche tipo, non so se è una peritonite, non lo so, qualcosa all'interno della pancia che non ha funzionato bene, ma non è un tumore, ci tiene a dirlo. Ed è insieme ad un ragazzo che poi probabilmente dopo prenderà parola perché non c'è, ma me lo dice lui. Quindi io lascio a voi, come dire, insomma, il feedback, cerchiamo di essere rapidi perché così insomma non lasciamo scendere l'energia. Ditemi appunto a che punto siete, se mi state ascoltando, perché iniziamo con quella cosa che non capisco più se avete percepito, cioè dove siamo, io con le domande, voi con le risposte. Quindi fatemi sapere, nel frattempo abbasso un po' queste luci. No, ho sbagliato. Ok. Quindi mi sapete dire a chi corrisponde questo signore? Ok, Sandro, grazie che mi risponde, perfetto, ok. Brava Maria, grazie che fai il riassunto. Perfetto. Di perdere un problema alla pancia, pronuncia di nuovo, perfetto, tutto perfetto, grazie, 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 grazie. E quindi insomma fatemi sapere perché così almeno sappiamo dove collocarlo. Poi c'è, ok, grazie, va a finire come l'altra volta che dopo arriva. Poi c'è un signore che si presenta di fianco come se lo sgomitasse. Per cui dateci dentro, un signore che si presenta come zio Antonio. Raramente mi capita che dicano anche il grado di parentela, ma questo signore è zio Antonio. Quindi ve lo dico, a questo punto non giriamoci troppo attorno. Sì, credo che ci sia, visto che alziamo le asticelle, credo che ci sia la nipote, figlia del fratello di questo zio Antonio. Quindi ditemi, è un signore corpulento e anche qui abbiamo una bella. Io ho uno zio Antonio, ok, mi interessa però, è figlio del fratello di questo signore, questo zio Antonio è corpulento, mi fa un po' ridere, nel senso che è un po' cicciottello, ma anche molto, 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 molto simpatico. Fermi, adesso siete in troppi ad avere lo zio Antonio, così non mi piace. Aspettate un secondo. Ok, sì, bello corpulento, mi sta bene. Una cosa, questo signore. Sto cercando, non gli chiedo prove di evidenza perché io non amo fare quel tipo di lavoro, ma è evidente che insomma gli sto lanciando un messaggio, fai tu, perché se mi devi guidare, questo signore non capisco se o ha l'abitudine di portare un anello al mignolo o ha, scusate, lo dico, l'unghia lunga al mignolo, perché mi fa vedere il mignolo e mi dice qui, però non capisco se qui c'è un anello o c'è un'unghia lunga, quindi, come dire. Zio Antonio, c'è la nipote, figlia del fratello di questo signor Antonio, è corpulente e divertente perché ogni volta che mi fa sorridere, e poi c'è questo dettaglio del dito, quindi o porta un anello, a vederlo bene, mi piacerebbe, e l'unghia lunga. Allora, Maria Cristina si l'unghia lunga, ok, vediamo se sei da sola. Ascolta, Maria Cristina. Se sei tu, tendi a portare un ciondolo tu al collo tondo, non capisco se è un sole, se è una medaglia, hai qualcosa di questo tipo, o le indossi sempre, o ce l'hai, qualcosa che ogni tanto metti, perché sto cercando di arrivare dritta alla persona e anche io sto sperimentando con voi in diretta. Quindi Maria Cristina, hai questo oggetto?
Vediamo se mi rispondi. Non riesco a capire se è un sole tondo o se è una medaglia, e quindi attendo un tuo riscontro, Maria Cristina. Un punto luce che indosso sempre. Ok, perfetto. Allora non posso accettare, l'abbiamo trovata. Aspetta, Maria Cristina, stai lì. Grazie. Adesso poi andiamo avanti a parlare con questo signore. Io vi ricordo che c'è sempre l'altro signore, che è qui di fianco a me. E quindi questo signor Gabriele o qualcuno a cui fa riferimento, perché è sempre qua e va a finire come l'altra volta, che poi in privato mi scrivono, eccetera, eccetera. Quindi, Maria Cristina, ok, sei tu. Posso chiederti una cosa? Ah, Maria Cristina Caputo. Ok, Cristina, sei tu. Ok. Adesso che ho visto il commento di Manuela, ho capito. Ok, ascolta, Cri, una cosa. Questo signore fa riferimento ad una terra dove ci sono delle piantagioni. Potrebbero essere state sue, come potrebbero essere state semplicemente intorno alla sua abitazione. È qualcosa, tra virgolette, che ti riguarda, nel senso che mi dice che ci sono dei ricordi anche tuoi di vita, magari in vacanza, magari non lo so, dove comunque hai camminato anche tu in queste parti di, come dire, insomma, alberi coltivati, non so che cosa siano, non li distingo, ma so che ci sono queste piante, appunto, che fanno frutti o che fanno cose di questo tipo. Mi dai riscontro? Quindi Maria Cristina, Oriana, Antonio, porta una ruota che indosso sempre. Oriana, devi dirmi però che anche corrisponde la parte precedente, che sei figlia del fratello, in Calabria, in vacanza, arance. Ok. Ascolta, Maria Cristina, ho detto a Cristina, c'è un'altra cosa. In famiglia, dimmi, anche qua scusate se sbaglio, ma dimmi il nome Michele, che cosa ti dice? Perché io ho bisogno di essere sicuro, visto che c'è un altro. Sì, figlia. Ecco, Oriana, questo allora vale anche per te. Le cose, ai ricordi di infanzia, camminare in mezzo a questi campi, questi alberi coltivati, e poi questo nome Michele che viene fuori. Poi c'è un altro dettaglio che voglio darvi. E quindi Maria Cristina, piuttosto che Oriana, mi date un riscontro. Ok, tienilo lì, allora Maria Cristina, vediamo Oriana. Vediamo Oriana. Oriana, rispondimi. Tra l'altro mi sta dicendo che la persona destinataria del messaggio. Ok, tenete lì allora questo Michele, perché devo dirvi una roba. La persona, quindi delle due, Oriana o Maria Cristina, in questo momento sta avendo tantissimo calore. Mi sta dicendo che sta mandando un sacco di vibrazioni. Ok, adesso abbiamo anche Roberta. Ci arriviamo, perché anche il nome Michele invece ha senso. O se non è Michele, uno di quelli è Raffaele, Gabriele. Li confondo sempre perché quella desinenza benedetta mi manda. Quindi, mi dite questa cosa, Oriana o Maria Cristina o Roberta, chi ha quella sensazione forte di caldo in questo momento? Perché io sto cercando di chiedere a questo signore di dirmi per chi sono. Calore e vibrazioni, ok, basta che non siano le mie parole, io ho tanti forti tremori, non calore. Allora Maria Cristina, non ci siamo, posso tenere Oriana, vediamo Roberta, qua sembra. Chi più ne ha più ne metta, chiedo scusa per tutti gli altri, ma vorrei essere un po' sicuro di andare. Raffaele, sì, per me, Roberta, ok. Allora, ascolta, Roberta, ascolta, Roberta, una cosa, tu hai un bracciale fatto con tantissimi pendagli, io non so come si chiamino, quelli che con tanti ciondolini attaccati. Quindi hai tu un bracciale, Roberta, o eventualmente Oriana,
un bracciale di quelli, non so come si chiamino, che insomma si regalano, che hanno tutti gli affari attaccati, che suonano. Ok, Raffaele connesso con Zio Antonio, ok. Mi dici questa cosa, Roberta, per piacere? Ecco, Charm Pandora, esatto, quello lì, quello con tutti gli aggettini. Ok, perfetto. Allora io sono con Oriana, perché sto cercando di farmi dare, senza chiedere, nel rispetto dell'intelligenza e del mondo dello spirito, il bracciale. Però Roberta, dimmi che non hai i ciondolini così, perché non è possibile. È il Charm Pandora che intendevo, io non, me ne, cioè, non li conosco, ma so che il Pandora ha quegli affari lì. Quindi Roberta, dimmi che non ce l'hai così, perché io mi sto sforzando per avere delle prove di evidenza precise. Quindi, se è così, siamo con Oriana. Io direi che siamo con Oriana, perché non è possibile avere tutte queste prove di evidenza così. Con i ciondoli, ma non è il Pandora. Va bene. Allora, scusa agli altri, ma a me non piace chiudere i contatti un po' alla cavolo. Chi delle due, siamo testa a testa, Roberta con Oriana, chi delle due ha una grande connessione con l'India? Ma siate sincere, siate oneste. Connessione con l'India vuol dire siete stati in India, oppure uno dei viaggi che volete davvero fare, oppure siete appassionate di Ayurvedica piuttosto che di cose indiane. Io no, Oriana, perfetto. Roberta, come si è messa con l'India o il mondo comunque, insomma, da quelle parti del mondo, del mondo, sì. Io no, mi piace, ma niente di più. Ok, perfetto, quindi abbiamo azzerato entrambi i contatti, mi fa piacere. No, facciamo un passo indietro. Se non c'è questa cosa dell'India, che invece sento molto forte, possiamo ripescare Maria Cristina e chiedere se c'è questo Raffaele invece che appunto Gabriele, perché non si possono cambiare le prove di evidenza, è importante. E c'entra anche l'India, che può essere come dire, declinato, vuole andare, ci sono stato, un mondo che mi affascina, eccetera, eccetera. È il mio sogno, è il casetto da sempre, appunto. Molto bene. Allora, Chris, siamo con te. Ti manca il nome Gabriele, Raffaele, vatti alla pesca? Non lo so, da qualche parte ci deve essere, perché le prove, come vedi, sono una dietro l'altra. Ascolta, Maria Cristina, una cosa che ti riguarda ha tanto a che fare con la comunicazione, ok? Ha tanto a che fare con la tua capacità espressiva. Tanto è vero che potresti, sta dicendo questo signore, avere anche spesso dei problemi legati all'apparato fonetico, quindi mal di gola, raffreddori, piuttosto che male, non so, le tonsille, non so che roba. C'è tanto, tanto, tanto da dire che non è stato detto, c'è tanto da raccontare che non è stato raccontato. E posso dirti anche una cosa, non è solo il non detto, ma anche il detto che non corrisponde al tuo pensare. Quindi il mondo dell'oltre ti invita a ragionare su questo. Quante volte nella vita, e non è una domanda, è proprio un'affermazione, ti sei trovata appunto a dire ciò che in realtà non avevi dentro di te. E mi stanno dicendo come mai hai abbandonato la scrittura, il modo di tirare fuori, di scrivere, di raccontare di te. Probabilmente lo facevi un tempo e oggi non ti capita più. È molto importante l'aderenza ai tuoi pensieri, quindi la verbalizzazione di ciò che pensi, di ciò che senti, deve appunto avvenire. Ci deve essere una congruenza. Oltretutto, è un tema che ricorre tanto in famiglia, quello che mi stanno dicendo, cioè ci sono delle persone proprio che se ne sono andate nella tua famiglia, nell'oltre, e che, come dire, non sono riuscite a dire, a raccontarsi. E ancora oggi ci sono tante domande, sì, è proprio così, tante domande che ci sono su queste persone.
Allora, siccome la vita, come dire, non è conclusa finché non esaliamo l'ultimo respiro, tu hai ancora tanto tempo per poter, come dire, raccontarti, per poter, come dire, portarti nel mondo. Ed è importante, visto che questa sera parliamo d'amore, che questa cosa avvenga il prima possibile. Il prima possibile. Tra l'altro, devi esserti occupata anche, non capito se di una zia o di qualcuno, di una signora di una certa età, con una certa, come dire, presenza, una certa volontà, ti sei spesa tanto. E anche in quel caso mi viene detto che, come dire, non hai avuto mai il coraggio di tirarti indietro, di dire quel no, tra virgolette, di mettere, di anteporre la tua persona. Fai molta attenzione a questo. Un'altra cosa. E mi puoi confermare, tu hai messo l'apparecchio, hai fatto qualcosa ai denti, Cristina? Mi sai dire che cosa c'è? Perché anche dal punto di vista della conformazione sembra che le parole si strozzino in bocca, si strozzino in gola. E questo è il tema, ok, quindi c'è qualcosa comunque a che fare con quello. Ah no, ok. Ma devi avere qualcosa, non so se tipo senti la costrizione della mandibola, piuttosto che, perché è come se anche la tua bocca tarpasse le parole in uscita. Quindi non so se hai problemi di fonetica, se c'è qualcosa di questo tipo, ma la tua struttura ossea va a stringere, a smorzare proprio le parole. E invece il tuo riscatto deve essere proprio quello, di affermarti nel mondo. Anche le tue scelte professionali spesso sono state condizionate da questo, mi dicono. E quindi forse è arrivato il momento appunto di prendere posizione nel mondo, di occupare lo spazio che giustamente ti meriti. È un po' tutto, è il tema della tua vita. Quindi il mondo dell'oltre ti consiglia veramente. Consiglia non è la parola giusta, diciamo ti invita a riflettere su questo aspetto, cioè il fatto di portare, di unire la tua voce a quella del coro dell'umanità, di non essere soltanto una voce muta, dici si strozza in gola e proprio in questi giorni si è accentuata questa cosa per particolari eventi. Ecco, quindi è estremamente importante che tu dia. Come dire, seguito, mi si sta chiudendo anche a me la gola, figurati te, che tu dia seguito a questo tipo di rapporto con te stessa, perché più vai in collegamento con la tua autenticità e più la tua voce nel mondo può essere autorevole, può essere ascoltata. Per troppo tempo è rimasta soffocata, è rimasta dentro e quindi invece è importante che questo accada. Oltretutto, mi dicono non è solo la voce nel pronunciare qualcosa, ma anche la voce interiore. Vale a dire, Cristina, chiediti da quanto tempo tu non chiedi, non dialoghi con l'oltre, con l'universo, con Dio. Ricordati, chiedere vi verrà dato, chiedete vi verrà dato. E quindi che cosa vuol dire? Tu hai molto tempo che non lo fai. È un po' come se tu fossi sfiduciata o così, come posso dire, disincantata, disillusa. Invece è molto importante che tu possa ristabilire questo dialogo interiore. Posso dirti una cosa? Sei molto, molto, molto amata e chi mi conosce sa che non dico mai queste cose perché non è il mio mondo, ma dalla figura della Madonna. Non la cantante evidentemente, ma proprio la madre di Gesù. Sei molto molto protetta da una figura che ha quelle sembianze lì. Io non sono un grande esperto, però quindi affidati, se hai bisogno di un'icona, di un'immagine, di qualche appunto personaggio a cui poterti appellare, fai riferimento proprio alla Madonna. Sì, prima pregavo molto, ecco, quindi torna a farlo perché è quello che ti chiede il mondo dell'oltre. La tua voce del mondo, ma anche la tua voce, come dire, verso il mondo spirituale, perché manca anche quello. C'è proprio un silenzio che soffoca, che tarpa le ali. Ok? E questo è quanto. Bene.
Grazie, io nel frattempo bevo un attimo di acqua volevo anche appunto chiedervi se nessuno, insomma, dopo mi arrivano i messaggi in privato di questo signore, poverino, trascurato, che come è successo l'altra volta, poi viene appunto riconosciuto. E c'è un ragazzo giovane che si chiama Samuel. O Manuel, qualcosa del genere. Samuel o Manuel. Ed è un ragazzo giovane, si sta presentando a me. È molto 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 dolce, molto molto affabile. Ha i capelli mori. Vedo solo dei dettagli, non vedo la sagoma intera. Ha i capelli mori un po' lunghi, è un bel tipo. E non credo che abbia più di 20 anni da quello che riesco a vedere, e quindi ditemi voi, non, sì, credo che, non so se è Samuel o Manuel, uno dei due, comunque è un nome di questo tipo. Quindi fatemi sapere. Ah, ok, sì, no, perché lo sta ripetendo, potrebbe essere anche Samuele o Manuele. E non ci giriamo attorno stavolta, non è Gabriele, piuttosto che o Samuele o Manuele, e aspetto vostre. Sì. E questo ragazzo che se n'è andato per malattia. Anche lunga. Quindi una malattia di quelle non piacevoli. E attendo i vostri feedback. Dopo ne vengono tre insieme. fatemi sapere. È moro, un bel ragazzo, i capelli un po' lunghi, quindi attendo vostre e via. Io conosco una mamma con figlio Samuel. Ok, Maria Grazia, è andato via per malattia questo ragazzo. È importante che tu mi dica questo, perché come dire, fa parte un po' poi di tutto il contatto, quindi non è una persona che sia andata via per un incidente o per altre cose, quindi è importante che tu mi dica questo, Maria Grazia. Non so se una ragazza mi senti, e naturalmente lo dico anche alle altre persone. No, che cosa vuol dire? No, Maria Grazia, che non lo sai, che non è andato via. Ho bisogno che mi dai un feedback, perché questo ragazzo è anche molto impaziente, tra l'altro. Sì. E c'è anche Luciano adesso, è arrivato anche Luciano. Va bene, vediamo se parla anche Luciano. Ma ragazza, mi dici di questo Samuel o Manuel? Non capisco, Manuele. Vabbè, qua tra la chiarudenza con raffreddore è un po' difficile. Ah, ok, Stefano ha fatto un riassunto, perfetto. Mio padre, Dorina, abbiamo. Ah, ok, sei tornato su. Però mi serve sapere se questo nome Dorina ti torna. Luciano, mio papà. Aspettate, Luciano, di essere qua. Non facciamo confusione, perché già io faccio fatica a tenere. Maria Grazia, non mi hai più risposto riguardo Samuel. Quel no, a cosa ti riferisci? Anche perché si sta un po' innervosendo. No, per malattia. Ok, allora riapriamo la questione. C'è questo ragazzo che si chiama Samuel, Manuel, Samuele o Manuele, non lo so, uno dei due, si è nato per malattia, è moro. Vedo solo un dettaglio, che sono questi capelli un po' lunghi, ed è una malattia
come dire, non fulminante. Quindi di conseguenza, come dire, cerchiamo di portarlo a parlare perché, non lo so, ha molto 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 urgenza. E quindi io la lancio e mi affido come sempre capita. Poi è arrivato nel frattempo Luciano, che è un altro signore che si è andato via per malattia, accidenti, è un personaggio un po' particolare questo Luciano perché è un po' ombroso, tra virgolette, nel senso che credo che o questo mese o il mese prossimo ci sia una ricorrenza per la persona con cui è venuto, per cui è venuto a parlare ed è venuto quasi solo per quello, quindi come dire, non è che abbia così tanto da dire, strano a dirsi, io che dico sempre se vengono fin da noi avranno qualcosa da, ma in realtà penso che mi voglia raccontare un po' della sua personalità, personaggio un po' schivo, un po' fuggitivo, non troppo di quelli insomma da festa, da leader, non un... uno che tiene banco e quindi per le persone che stanno scrivendo di Luciano deve tornare questo particolare, poi se ne aggiunge altri, ovviamente io sono in ascolto. Il particolare è mese di febbraio, mese di marzo c'è una ricorrenza, non so che cosa, e quindi questo signore viene per appunto dire questo, ok? Adesso vedo che si stanno accavallando le risposte e diventa difficile. Ok, quindi Cristina la dobbiamo assolutamente escludere. Tutte le altre persone, Elisabetta piuttosto che Paola, piuttosto che bla bla bla, ditemi qualcosa riguardo, riguardo questo signore Luciano. C'è un compagno di sorella Nicoletta, non tiene banco, riservato. Ok, Paola, benissimo, perfetto. Molto bene. Ascolta una cosa, Paola. Adesso non voglio e non mi interessa sapere perché si è, aspetta che qua si è spostato. Non mi scrivete le date, no, non scrivete le date, si è andato via il 4 marzo, ok, va bene, ma non scrivetemi le date perché a me serve come prova di evidenza. Quindi anche tu, anche per te Elisabetta, è un personaggio di questo tipo un po' riservato. Quindi mi state confondendo, io non leggo più i commenti perché sennò perdo il contatto con questo signore. Allora, la persona che, alla quale appunto, per la quale appunto potrebbe essere il contatto con Luciano, ha una cosa di questo tipo, non riesco, sto parlando di voi, deve essere una persona che tende ad avere degli sfoghi sulla pelle. Al solito io cerco di, come dire, arrivare direttamente alla persona, non mi piace buttare delle prove di evidenza e vedere chi, per chi suona la campana. Quindi sto cercando di chiedere a Luciano, mandami dalla persona, dimmi qualcosa. Mi sta dicendo che la persona, forse proprio sulle mani, tende ad avere degli sfoghi, degli arrossamenti, non so che cosa, sulla pelle. Quindi Elisabetta, Maria Chiara, Paola, Roberta, non so che cosa. Oltre a tutto quello che abbiamo detto che vi torna e state scrivendo. Chi di voi ha questo problema dei rash cutanei, delle infiammazioni o della cuperosi, non so come diavolo chiamarla, sulla pelle? Mi dite? Quindi attendo che mi risponda su questo punto. Elisabetta, Paola, Marisa Chiara, Roberta. Che di voi ha questo tipo di... Io attendo. Perfetto, Paola, grazie. Io ho allergie spesso. Ok. Allora, vediamo se gli altri... Sulle mani, ma... sì, mani o comunque sulla pelle in generale. Sulle mani noi, cosa vuol dire? Non so che cosa vuol dire. Sulle mani voi, sì, voi sulle mani, voi sulle mani. Non è una prova di evidenza sua. La persona destinataria del contatto ha questo tipo di, diciamo, problema. No? Non è tanto le mani screpolate,
perché vedo proprio più degli arrossamenti, come se fossero degli sfoghi, delle allergie, come dice Roberta. Quindi ci può stare. Quindi se non ci sono altre cose, io vado dritto appunto con Roberta. Questo, non so se l'ho già detto prima, è un signore che si è andato via per malattia. Ok, Stefano, a me fanno male le mani, non ho niente, Elisabetta, no, 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 no. È una cosa ben precisa, sono contento che ci sia solo appunto la Roberta ad avere questa cosa. Ascolta, Roberta. Può essere che questo signore, non so se è tuo papà, non so se è tuo figlio, non lo so, non mi interessa, ma può essere che sia circondato da tante persone che tu hai nell'oltre, perché è come dire, non ha moltissima voglia di parlare, diciamo così, non è che sia venuto a dire chissà che cosa, ma come dire, viene a testimoniare il fatto che stanno tutti bene, questo ok, lo sappiamo, ma soprattutto che tutte le persone che tu hai di là e che non so perché mi dice che spesso vuoi sentire contattare, come dire, stai ben tranquilla perché sono sempre presenti, sono sempre uniti e nelle loro relazioni. Quindi ti torna questa cosa, ha senso questa cosa e soprattutto ha senso che sei una persona che chiede, non so se fai tu stessi contatti, se vai dai medium, non lo so, però se, che cerchi spesso il loro contatto perché di ritorno appunto lui mi sta dicendo è un saluto veloce solo per dirti è tutto ok, ci siamo, non è che devi continuamente chiedere o appunto interpellarci, mettiamola così, anche perché tutto questo ha a che fare con la fede. Mi dai un riscontro? È mio cugino, ok, va bene, ok, ma aspetta, ho perso. Tante persone nell'orto, quasi tutta la famiglia, la mia famiglia, ok. Adesso c'è anche Sabrina, a posto siamo. Ok, e mio cugino si chiede spesso. Ok, perfetto, Roberta. E senti una cosa. Hai un progetto di vita di finire, diciamo, la tua vita da un'altra parte, cioè cambiare casa, cambiare anche posto, posso chiedertelo, magari un progetto a lungo termine, ma hai in mente questa cosa? Adesso c'è anche Mariella, vediamo, perché a questo punto. Ciao Sandro. Aiuto. È un sogno più che un progetto. Ok, perché nell'aria c'è questo, no? Il fatto che mi stanno dicendo che c'è questo desiderio e mi dice anche che avverrà. Ti devo chiedere una cosa. Ma tu hai un fratello? Roberto, tu hai un fratello? Roberta, tu hai un fratello? Ok, ecco perché te lo chiedo. Mariella o Mariella o Sabrina. Chi delle due ha un fratello? Io non ho fratelli, quindi Sabrina. Attendo. L'abbiamo persa. Attendevo la risposta di Sabrina. Sabrina. Niente, abbiamo perso. Vabbè, cari amici, quello che vi dico è. Eccola lì,
Avete visto? Non bisogna mai temere. Questo è un bel esempio. Grazie. Grazie Sabrina. Perché? Vado in trasparenza. A un certo punto sembrava il contatto per la nostra cara, non ricordo più chi, forse Roberta. E poi è venuta fuori appunto Sabrina, poi è venuta fuori Mariella. A un certo punto, come dire, io mentre parlo, dialogo con loro, ho detto dobbiamo uscire da questo impasse perché non mi piace, come dire, sono contento per Roberta, ma è importante per me, come dire, essere chirurgico. E quindi ho detto ok, ancora una volta datemi qualcosa di possibilmente particolare, aiutatemi a capire. Ed è venuta fuori questa cosa, fratello. E delle tre solo una ha un fratello, quindi cara Sabrina, io mi ritrovo nel messaggio, vedete appunto ho un fratello, gli altri due no. Quindi non me ne vogliate Mariella o appunto Roberta, se ricordo bene, ma è importante per me, soprattutto per me, non per il mondo dell'altro, ma per me riuscire, come dire, ad andare dalla persona giusta. Questo è molto 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 importante. Quindi cara Sabrina, vale anche per te, quindi tutto quello che abbiamo detto fino adesso, ricordati anche quest'ultimo passaggio relativamente al progetto di vita finale. Quindi c'è questo cambiamento, questo sogno, bla bla bla, sei molto sostenuta, sappilo. E non solo, non solo, è importante una cosa anche, è importante che io ti dica questo, non sentirti sola. Una frase lapidaria, semplicissima, banalissima, ma per te probabilmente ha un grande senso. Non sentirti sola. Ok, cara Sabrina? È importante questo. Quindi scusatemi Mariella, Roberta, ma come dire, mi si è... E io sono sempre in attesa del povero Samuele, piuttosto che... Manuel, no, Manuele, Manuele, sì, perché Manuel o Samuel, perché non mollo, nel senso, per carità, ci si può sbagliare, certo, però questo ragazzo è molto, 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 molto chiaro, perché vorrebbe raccontare un po' della sua malattia, quindi probabilmente qualcuno all'ascolto, a volte succede, non avevo il coraggio di scrivere, mi scrivono poi in privato. Io lascio a voi, però intendo, ha molta urgenza di parlare questo ragazzo perché mi rende anche, mi agita, tra virgolette, e quindi insomma prendete coraggio anche voi perché è importante tutto questo. All'ascolto c'è Giorgio, sono pazzo. In collegamento c'è Giorgio? Collegamento qui su Facebook intendo. Loro sanno cosa sto passando, grazie di cuore, grazie a te. Ciao Barbara. Ops, vabbè, Barbara si può salutare. E Giorgio è in ascolto. Se non mi risponde, evidentemente non è in ascolto. Emanuele non per malattia. No, 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 no. Questo Emanuele è andato via per malattia, una malattia anche lunga. Quindi purtroppo non posso dire di sì. Vabbè. Chissà se è stato in ascolto, perché mi stanno dicendo Emanuele, Giorgio, non so Maria Grazia se è il Giorgio che conosci tu, ma è Giorgio che è in ascolto. Eccolo lì. Ah, Giorgio Bastano sei tu. Ok, quindi c'è un Giorgio, perfetto, perfetto, perfetto. Sì. Allora, adesso che vedo che sei tu, se non ci sono altri Giorgio, un po' vado come dire, in imbarazzo perché io ti conosco e come sapete non amo molto fare i contatti così. E quindi Giorgio, ci sentiamo in privato, ti chiedo scusa se non c'è un altro Giorgio, l'unico perché mi dicono Giorgio in ascolto e io vado un po' in difficoltà perché ti conosco un pochettino e non mi piace fare questa cosa così in diretta con le persone che conosco. Quindi se sei l'unico Giorgio...
Ci sentiamo poi in separata sede, ok? Ok. Allora, come vedete, è tutto molto fluido, molto libero. La cosa importante, secondo me, è che alla fine quello che deve rimanere è la bellezza di quanto accade. Perché, come mi capita di dire spesso, al di là delle prove di evidenza riscontrate, non riscontrate, e insomma di quello che capita durante un contatto, ciò che deve nutrire è appunto la bellezza della cosa stessa. È certo che ci lasciamo stupire da io stesso, dagli incastri, da quando vengono i nomi, le date, eccetera, eccetera, è tutto molto bello. Ed è necessario, fondamentale che il tutto avvenga in uno spazio così preciso. Però è altresì vero, secondo me, che è importante spostare l'accento sulla vera cosa che sta dietro tutto questo, che è appunto l'unione e l'amore tra i mondi. Io ritengo sempre di più, invecchiando poi, come dire, sono sempre più convinto di questa cosa, che i bravi medium, le brave medium non siano tante quelle precise o quelle che, come dire, portano delle prove di evidenza così scientificamente chirurgiche, ma siano quelle che in un certo qual modo offrono dei appunto spunti di riflessione o delle occasioni anche di guarigione. E molto spesso i contatti magari non sono per noi che ascoltiamo come pubblico, ma sono per altre persone. Ma anche quello deve rappresentare un momento di crescita, un momento di bellezza. È un po' come dire, osservo un prato fiorito, ma non essendo nel proprietario, non mi, come dire, non mi beo della bellezza di questo prato, no? Perché non è mio, ma non è questo il senso. Quando guardiamo un giardino fiorito, che sia della nostra casa, piuttosto che di un parco pubblico o del vicino di casa, noi ovviamente ci beiamo, come dire, nutriamo di quella bellezza, e così dovrebbero essere i contatti medianici. È importante questo, perché in uno spazio, in un momento storico come questo, dove tante persone si mettono a disposizione, al servizio, si fanno tanti contatti anche pubblici, cerchiamo di non perdere di vista il valore, no? di quanto si sta facendo e lo spirito che c'è dietro. E questo per tornare al tema della serata, che è appunto l'amore. Mara, io mi sto occupando dell'adozione di due amati cani di un ragazzo passato nell'orto, ma mi risulta per incidente, non per malattia. Se parliamo sempre di Manuele o Samuele o Samuel o Manuel, questo ragazzo mi parla tanto di malattia, io non so cosa dire, non lo posso cambiare perché è molto chiaro. I bambini mai nati si possono presentare? Come no? Avrei tanto da raccontare sui bambini mai nati che si presentano e come che parlano. Tanto anche. Quindi non abbiate timore. Certamente sì. Certamente sì. Bene, quindi io, se questo povero signore non lo state riconoscendo, io sono certo, come è accaduto l'altra volta, che poi insomma ricevo per vie private la comunicazione, e così faremo. Così come Samuel. Anzi, vi posso dire una cosa. Sapete che questo Samuel è così determinato a parlare che mi sta dicendo una cosa particolare, che se non arriva adesso tornerà la prossima volta. Vedrete. Mi sta andando la voce. Quindi è molto più ostinato di noi. Bene, io prima che la voce mi abbandoni, vi saluto, vi auguro una buona notte e ci vediamo qui fra un mese sulle pagine di Focus. Grazie a tutti e buonanotte. Ciao, 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 ciao.